archiviato il 65esimo Gran Premio Lotteria che ha attirato sugli spalti dell'ippodromo 16.000 spettatori, ad Agnano si lavora già per allestire il calendario dei prossimi appuntamenti del mese di maggio. Sabato e domenica, 17 e 18, si terrà la fiera mercato florovivaistica Agnano in Fiore, organizzata con il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli e dell'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Napoli, e presentata questa mattina nel corso di un incontro al Circolo del Tennis del capoluogo campano, a cui hanno preso parte gli assessori competenti di Regione e Comune Pasquale Sommese e Monia Aliberti. La Regione assolve il suo compito, ognuno deve svolgere il suo compito, i comuni devono dotarsi di strutture accoglienti, dare quei servizi essenziali, la sicurezza, l'associazionismo privato. Qui come oggi l'ippodromo di Agnano vive una grande emozione del Gran Premio dopo un anno di pause ed era molto atteso, un successo. Altre iniziative che durano tutto l'anno ben vengono. Gli eventi messi in campo dall'ippodromo sono davvero numerosi e avranno sempre molta attenzione alle famiglie, ai bambini, ma anche a quello che è la green economy. Quindi ci aspettiamo ulteriori grandi cose da questa struttura, che mi auguro veramente possano essere foriere sempre più di ulteriori realtà che vadano a unire, diciamo, le famiglie napoletane. Al tavolo dei relatori il presidente del CDA di Ippodromi Partenopei, Luigi D'Angelo. È importante che questo settore si avvicini ad altre attività sempre nell'ambito del verde, è un polmone di verde, abbiamo in animo, oltre che supportare questa giornata, anche di organizzare una grandissima giornata legata all'ambiente, legata al rispetto del territorio. E quindi vogliamo coinvolgere tutte le associazioni ambientaliste a venire all'ippodromo. In quella giornata chiederò una deroga al Ministero di poter disputare delle corse di cavalli senza l'uso della frusta, e c'è bisogno di far capire il messaggio che la filiera ippica è una filiera verde, una filiera di tutela del territorio, una filiera di incremento di possibilità di occupazioni. L'allevamento italiano e gli operatori ippici italiani sono di primissimo livello europeo, bisogna far coincidere tutte le realtà in un'unica, diciamo, attività produttiva, che è quella che deve coesistere nell'avvicinare l'economia, la green economy, nell'avvicinare l'occupazione a quella che è una filiera assolutamente verde, una filiera che non incide, non fa inquinamento e tutela invece il territorio.